31.000 persone allo stadio Dall'Ara di Bologna, 3.000 che arrivano da Pescara. Pescara che dunque presenta, come nelle attese, Memusciai e Torreira in mediana e poi Brugman dietro Melchiorri, Caprari e Politano sulle corsie laterali. In difesa c'è Pucino al posto di Rossi. Nel Bologna c'è Krsicic al posto di Büchel, acqua fresca preferito a Mancosu e Cacia. In difesa c'è Mbaye sul settore di destra, confermato Morleo a sinistra, dirige Fabbri di Ravenna. Questo è Massimo Oddo, molto concentrato. La partenza del Pescara con questa chance per Melchiorri sull'imbeccata di Brugman, e il destro potente di Melchiorri scheggia la traversa. Rivediamo la conclusione dell'attaccante maceratese. La risposta del Bologna, un primo tempo nel complesso equilibrato, ma comunque più Pescara, il sinistro a giro di Sansone e c'è la risposta in tuffo, risposta plastica di Fiorillo. Qui vediamo il primo cartellino giallo per Mbaye, che sarà funzionale poi alla sua espulsione nel corso della ripresa. Ancora il Pescara che attacca con Politano, rientra sul sinistro centrale, blocca quindi Da Costa. Il Bologna che si fa rivedere con il colpo di testa di Oikonomu al 35esimo, sfiora la traversa, ma due minuti dopo c'è il vantaggio con il cross di acqua fresca, respinge corto Torreira, anticipa tutti Sansone che di prepotenza con il sinistro insacca alle spalle di Fiorillo, palla sotto la traversa, imprendibile per il portiere del Pescara. Rivediamo la conclusione saettante di Sansone. Cambia Oddo nella ripresa al primo minuto, dentro Pasquato e Sansovini al posto di Politano e di Caprari, c'è il rombo con Pasquato dietro Sansovini e Melchiorri. Guardate qui, può essere la svolta della partita, al quinto minuto show di Sansone, ma Fiorillo gli sbarra la strada sul capovolgimento di fronte, torre di Melchiorri, Pasquato, controllo a seguire, dribbla l'avversario, gran destro incrociato, nulla da fare per Da Costa. Il Pescara che deve vincere per andare in Serie A riapre il discorso. Cristian Pasquato impiega 12 minuti per trovare la via del gol e riaprire ogni discorso. Da questo momento praticamente è solo Pescara, anche perché ci sarà l'espulsione di Mbaye, ma prima ancora al 14esimo, quindi due minuti dopo il gol di Pasquato, guardate la chance per Sansovini, la sua girata a fil di palo, sembrava fatta, stavano praticamente esultando i tifosi del Pescara. Fuori acqua fresca, dentro Cacia nel Bologna, ma Mbaye commette questa sciocchezza, fallo su Pasquato che lo anticipa, doppio giallo e quindi rosso combinato da Fabbri di Ravenna, quindi entra Ceccarelli al posto di Sansone e da questo momento il Bologna pensa solo a difendersi. Il Pescara all'arrembaggio, c'è un gran tiro di Pucino dalla distanza con i pugni, Da Costa si rifugia in calcio d'angolo, poi il colpo di testa del nuovo entrato Lazzari, guardate che cosa si divora al 41esimo della ripresa, era il pallone per la Serie A, Da Costa si salva sulla conclusione centrale di Lazzari, ma in realtà c'è un'ultima chance nei minuti di recupero, Melchiorri, colpo di testa e la palla si stampa contro la traversa a Da Costa battuto, nulla da fare, il destino, la sorte ha già scelto il Bologna che dunque dopo 4 minuti di recupero può festeggiare il ritorno in Serie A dopo un anno. Il Pescara esce immeritatamente battuto, o meglio, esce senza vincere e quindi senza conquistare la Serie A. Un peccato.